Ancora una volta dalle urne arriva un responso che sconvolge gli equilibri politici italiani. Le elezioni in Friuli Venezia Giulia, le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia hanno decretato un vero e proprio trionfo per la Lega di Matteo Salvini e per Matteo Salvini in particolare e un netto arretramento per il Movimento 5 Stelle, oltre alla prevedibile disfatta del Partito Democratico e delle forze della coalizione di centrosinistra, che però era, diciamo, assolutamente prevedibile. Di certo le elezioni locali non hanno automaticamente una valenza nazionale e non è stupefacente che la Lega, il centrodestra vincano in Friuli Venezia Giulia, che è un'area storicamente vicina a quelle forze politiche, però è la dimensione di questa vittoria: oltre il 57% degli elettori ha votato per il candidato Federica, tra l'altro un candidato vicino a Matteo Salvini ed espressione di quell'area, chiamiamola sovranista, della Lega, molto lontana dalla vecchia Lega di Maroni e di Bossi. Il Movimento 5 Stelle, che va detto, nelle elezioni locali in genere è penalizzato, perché chiaramente a livello locale si vota molto spesso per il candidato che è più conosciuto, che è più inserito, che ha più prestigio, che ha una storia alle spalle più lunga, e chiaramente in questo senso il Movimento 5 Stelle è anche meno presente sul territorio, meno radicato, quindi normalmente ottiene risultati inferiori a livello locale rispetto a quelli a livello nazionale. Fatto sta che rispetto alle politiche di poco tempo fa il Movimento 5 Stelle dimezza i voti. Questi risultati ovviamente mandano in soffitta qualunque ipotesi di un governo Partito Democratico Movimento 5 Stelle e rendono molto più difficile anche quell'accordo auspicabile dal mio punto di vista tra Movimento 5 Stelle e Lega per un autentico cambiamento della politica italiana. Questo perché? Innanzitutto perché a questo punto Matteo Salvini non ha più un grande interesse nei confronti di un'alleanza con il 5 Stelle. In primo luogo perché l'asse che si era venuto a creare è stato messo in crisi e il fatto che il 5 Stelle abbia immediatamente dopo guardato al PD ha sicuramente compromesso la fiducia di Salvini e del suo elettorato nella possibilità di un patto di governo con il 5 Stelle, ma soprattutto perché con questi risultati Salvini ha tutto l'interesse a fare una politica diversa, cioè a riportare il paese alle urne, cioè a tornare a elezioni a breve e sfruttare la crescita tumultuosa del suo partito per arrivare al governo. Ricordiamoci che nelle ultime elezioni il centrodestra, con un Salvini che all'epoca era molto più debole, ha sfiorato il 38%, quindi pochissimo sotto la soglia di maggioranza assoluta per la coalizione. La sua speranza, tutt'altro che campata in aria, è che in elezioni anticipate il centrodestra, di cui ormai lui è il leader incontrastato, possa arrivare direttamente al governo senza aver bisogno di fare alleanze con nessuno e oltretutto arrivare al governo con un Berlusconi oramai del tutto subalterno, che è un 82enne a capo di un partito sostanzialmente basato sulla sua figura, che ormai non ha più una prospettiva minima di futuro e di successo in successive elezioni. Quindi di fatto un'alleanza Salvini-Meloni-Berlusconi equivale in buona sostanza a un'alleanza Salvini-Meloni e basta, perché Berlusconi tutto sommato è ormai abbastanza fuori dai giochi, se non altro per motivi anagrafici. Ma la vera domanda è se il Movimento 5 Stelle sia all'inizio di una parabola discendente e quali sono le ragioni di questa eventuale discesa, considerando che nelle scorse elezioni politiche il Movimento 5 Stelle ha preso oltre il 32%, raggiungendo il suo massimo storico. Oltre alle elezioni in Friuli ci sono alcuni segnali, a mio avviso significativi, di un certo cambiamento nel modo di percepire il Movimento 5 Stelle. Non è solo il voto regionale, anche nei sondaggi il Movimento 5 Stelle appare in lieve flessione a fronte di una crescita nettissima del partito di Matteo Salvini, della Lega. Rimane comunque il primo partito politico italiano. Va però considerata una cosa: i partiti politici, i movimenti politici, le forze politiche in generale hanno un qualcosa che si può chiamare una sorta di forza di inerzia.
Pensate per esempio al risultato di Matteo Renzi alle europee. Quel 40% era l'effetto di una grande massa di lavoro e di comunicazione fatta negli anni precedenti, ma immediatamente dopo è iniziato una veloce discesa, perché di fatto le promesse e le aspettative suscitate da Renzi si sono rivelate del tutto illusorie. Il Movimento 5 Stelle ha commesso una serie di errori, alcuni a mio avviso tattici e alcuni strategici. Gli errori tattici sono stati numerosi, principalmente legati alla coerenza e ai principi di base. Alcuni sono molto vecchi, una certa incoerenza con le regole è sempre stata una prerogativa del Movimento 5 Stelle. Pensiamo ai primi tempi in cui l'ordine era quello di evitare come la peste la televisione, e in cui alcuni eletti del 5 Stelle sono stati cacciati su due piedi dal movimento per il semplice fatto di aver risposto ai cronisti che li assaltavano con i microfoni e le telecamere all'entrata e all'uscita di Montecitorio, anziché star zitti. Magari hanno scambiato due battute con i cronisti e questo bastava all'epoca per mandarli a casa, o meglio, non per mandarli a casa perché questo non è previsto dalla Costituzione, ma per espellerli dal Movimento 5 Stelle. Poi, improvvisamente, alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle erano sempre in televisione. Queste sono, dal mio punto di vista, errori tattici, nel senso che non vanno a incidere su quella che è su quelli che sono gli aspetti profondi della politica, però sicuramente danno un'idea di una certa incoerenza e di una certa volubilità che sicuramente turba un po' l'elettorato. Pensiamo poi alla questione dell'ALDE. In Europa il Movimento 5 Stelle era associato al partito di Nigel Farage, cioè al più euroscettico tra i partiti europei, quello che poi ha promosso la Brexit. Improvvisamente il Movimento 5 Stelle ha rotto questa alleanza e ha cercato di allearsi con invece il più europeista dei partiti, un partito liberista e ultra europeista, quindi esattamente il contrario. Con una votazione abbastanza incomprensibile, messa immediatamente chiusa, e che poi alleanza che tra l'altro non è andata a buon fine per il rifiuto della controparte, che ha detto: noi con i 5 Stelle non ci alleiamo. Loro però nel frattempo hanno fatto una pessima figura, ammettiamolo. C'è stato poi il caso della elezione di Di Maio, e qui dall'errore formale, secondo me si inizia a intravedere un errore sostanziale. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle il Movimento 5 Stelle delle origini aveva nella democrazia diretta il suo elemento centrale. Addirittura gli eletti, i deputati o i senatori venivano chiamati portavoce, nel senso che erano esclusivamente dei portavoce del popolo che doveva decidere tutto direttamente con la democrazia diretta, cioè domanda, volete questo? Il popolo risponde sul web attraverso i canali della piattaforma Rousseau, e a quel punto i deputati e i senatori non fanno altro che prendere atto e portare la volontà del popolo al Parlamento, e il motto era uno vale uno. Improvvisamente però è cambiato tutto. Già c'era stata la questione del direttivo, in cui 5 esponenti del Movimento 5 Stelle non si sa perché avevano improvvisamente un potere sugli altri, ma con l'elezione di Maio, elezione tra l'altro abbastanza risibile, perché è un'elezione in cui si è presentato Di Maio e basta, cioè gli altri erano personaggi di assolutamente sconosciuti a tutti di alcune realtà locali. Era un po' come se la Juventus giocasse con la squadra di calcio del mio quartiere, quindi non esisteva una competizione. Di Maio è stato proiettato a capo politico dal Movimento 5 Stelle. Che cosa vuol dire capo politico? In un movimento in cui si porta avanti la democrazia diretta e uno vale uno, non ci può essere nessun capo politico se non il popolo, e soprattutto non ci può essere un capo politico imposto dall'alto, come è stato nel caso di Di Maio. Questo non ha niente a che vedere con la figura di Di Maio. Se ci fossero state delle primarie, chiamiamole così, reali,
Io penso che comunque Di Maio avrebbe vinto perché tutto sommato, per come la vedo io, era la migliore delle scelte. Però c'è una bella differenza tra fare delle primarie reali e imporre un candidato quando tu hai nella democrazia diretta e nell'uno vale uno la tua bussola. L'errore successivo a mio avviso è stato ancora più grande, nel senso che il Movimento 5 Stelle, forte del 32% presa alle elezioni, lecitamente, giustamente, voleva andare al governo. Il problema è che la politica vera consiste nell'andare al governo, ovviamente, ma per portare avanti un programma, non per andare al governo e basta. In questo senso il fatto che Di Maio, oltretutto impuntandosi su una serie di cose pretendendo di fare lui il premier, cosa che in un movimento come il Movimento 5 Stelle delle origini era del tutto irrilevante. Se tu sei il portavoce del popolo, è il popolo che parla, che trasmetti tu il messaggio, lo trasmette un altro, è del tutto irrilevante. Questa pretesa di Di Maio di essere lui personalmente il premier ha sicuramente avuto un impatto negativo sulla sua immagine, ma soprattutto la politica dei due forni, per cui tu ti puoi alleare indifferentemente con una cosa o con il suo contrario, io credo abbia dimostrato a molti il fatto che il Movimento 5 Stelle non risponde a una esatta e precisa linea politica. La linea politica è molto instabile. Infatti, su alcuni temi essenziali e importantissimi come il modello economico, la permanenza o meno nell'euro, l'accettazione o meno delle regole dell'austerità e a livello internazionale il rapporto con la Russia e con gli Stati Uniti, le guerre della NATO che ci riguardano da vicino e danneggiano in maniera drammatica il nostro paese, hanno danneggiato in maniera drammatica il nostro paese, tutti questi che erano i cavalli di battaglia in un certo senso del Movimento 5 Stelle e che gli avevano consentito di raggiungere risultati clamorosi come il 32% alle elezioni, sono stati in qualche misura abbandonati o ambiguamente ritrattati. Il Movimento 5 Stelle che guarda al Partito Democratico, che guardava al Partito Democratico fino a poco tempo fa, ottenendo peraltro anche in questo caso una porta chiusa in faccia da Matteo Renzi, era un Movimento 5 Stelle europeista, o che almeno si presentava improvvisamente come europeista, come filo establishment, come garante della conservazione, una sorta di PD che aveva il pallino dell'onestà, pallino che peraltro aveva anche il PD a suo tempo, cioè quella dell'onestà e dai tempi di Berlinguer con la questione morale era sempre stata una delle battaglie sbandierate dal Partito Democratico e prima ancora dal Partito Comunista quando erano all'opposizione e poi dimenticata una volta arrivati al governo. Io penso però che per la maggioranza degli italiani la corruzione, che pure è la corruzione della politica, che pure è un tema importante e da un punto di vista etico importantissimo, non è però la ragione principale in base alla quale gli italiani votano. Noi abbiamo avuto un periodo di crisi economica fortissima che ancora dura, un cambiamento radicale del nostro modello economico e sociale e quindi una crisi sociale drammatica. Quello che gli italiani vogliono è una risposta a questa crisi sociale, quello che la maggioranza degli italiani che ha votato per i cosiddetti partiti antisistema, cioè la Lega in una certa misura, Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle, e ha bocciato sonoramente i moderati che prima erano il centro della vita politica, cioè il Partito Democratico e i suoi satelliti e Forza Italia, è una maggioranza che chiede una trasformazione reale delle condizioni economiche e sociali. Per fare questo è indispensabile cambiare il sistema di governance del nostro paese, ossia è necessario riappropriarci di quella parte di sovranità indispensabile per cambiare la condizione di vita dei cittadini, che è quello che appunto la Lega, il Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle hanno sempre sostenuto durante gli anni dei governi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni. L'idea di un patto con il Partito Democratico, ossia con la forza politica che più di tutte è garante dello status quo e più di tutte è contraria a qualunque forma di riappropriazione della nostra sovranità, significa fare un patto
che ti porta a non cambiare nulla nel paese, quindi a tradire quella profonda voglia di cambiamento che è emersa e che emerge ancora adesso dalle urne. Io penso che il Movimento 5 Stelle debba immediatamente fare ammenda, capire i propri errori, tornare indietro su tutta una serie di scelte, ritornare ai valori originari, parlare in maniera chiara agli italiani dicendo che cosa si vuole sull'euro, sulla NATO, su tutte quelle che sono le questioni centrali del nostro presente e non parlare esclusivamente di vitalizi e auto blu che sono cose che di fatto sul modello economico incidono praticamente nulla. O il Movimento 5 Stelle dimostra di essere una forza che vuole un cambiamento reale e ci dice quale cambiamento e dice ai suoi elettori e ai suoi possibili elettori qual è questo cambiamento, dove ci vogliono portare. Se non lo farà, io sono pronto a scommettere che il prossimo governo, perché ripeto è molto probabile che si andrà ad elezioni anticipate, il prossimo governo sarà fatto da Matteo Salvini, da Giorgia Meloni e da Silvio Berlusconi o da quello che rimane dei resti liofilizzati di Silvio Berlusconi e avrà il programma di Salvini e della Meloni, cioè un programma sovranista e nazionalista come sua bussola, come sua stella polare. Il Movimento 5 Stelle rischia di seguire il PD nel baratro delle politiche conservatrici e moderate e anche in un certo radical chicchismo che è visto come il fumo negli occhi dalle classi popolari impoverite, precarizzate e sradicate nelle proprie sicurezze dal modello economico dominante. Basti pensare, e concludo con questo, all'ultimo provvedimento che ha preso a Torino la sindaca Appendino, ossia la registrazione di un bambino o una bambina figlia registrata come figlia di una coppia lesbica, quindi di due donne. Questa cosa sa molto di PD, sa molto di LeU. Alessandro Di Battista aveva detto: noi dobbiamo pensare ai diritti sociali, non ai diritti individuali. Ammesso che si possa parlare di diritto individuale e che queste misure non siano in realtà lesive dei diritti dei bambini, questo ognuno ha le proprie idee, di sicuro è una misura che sa molto anche da un punto di vista culturale e d'immagine di quel centrosinistra sconfitto e odiato dalle classi popolari. Il Movimento 5 Stelle dovrebbe stare attento a queste cose.